La foto non mente. Una BMW, modello SUV, di colore nero, un'auto di lusso che non passa inosservata piazzata in un parcheggio per disabili. E scoppia la bufera sul giornalista, vice di Travaglio a Il Fatto Quotidiano. Gli scatti sono stati pubblicati da Libero Quotidiano e da Gospia, ma la segnalazione è arrivata al sito Il Primato Nazionale. Lo scatto mostra il SUV del giornalista parcheggiata ad Arezzo su due posti per gli invalidi in una zona centrale della città, precisamente in via Montefalco, zona commerciale alle porte del centro storico. Come indicato sul quotidiano, la foto risalirebbe allo scorso venerdì 16 ottobre. Un gesto sbagliato, punibile con una multa e con la decurtazione di punti dalla patente se compiuto da chi non ne ha diritto, ovvero da chi non è munito dell'apposito contrassegno concesso dal comune alle persone invalide. A risalire all'identità del proprietario del veicolo è stato proprio il quotidiano online Il Primato Nazionale, che ha richiesto una visura all'ACI sulla base dell'indicazione del numero di targa della BMW. Abbiamo appreso così che il veicolo in questione non è intestato a uno sbadato turista, si legge bensì a un noto giornalista toscano, nato ad Arezzo e tuttora residente ad Arezzo. Il nome corrisponde ad giornalista, attore teatrale, saggista, conduttore televisivo e presenza fissa in molti salotti televisivi. Non è certo il primo VIP a essere pizzicato in giallo. Durante il lockdown anche il pilota di MotoGP Andrea Iannone era stato paparazzato mentre posteggiava il suo SUV in uno stallo riservato agli invalidi e buttava a terra i suoi guanti e un lattice dopo essere uscito dal supermercato. Un gesto che aveva fatto scoppiare una vera bufera. Coprifuoco in tutta, stop spostamenti tra regioni, chiusure. Covid, si parla di misure estreme.